La campagna di acquisto di nerazzurri si sta esaurendo e, con Arnautovic, il dipartimento avanzato è numericamente completamente incompleto. Un famoso ritorno sarebbe comunque possibile se l'argentino lasciasse in modo definitivo Matteo Nava. Siamo vicini ai titoli di coda nell'Inter. Il mercato dei trasferimenti del 2023 potrebbe ancora vivere uno o due scosse prima della sua conclusione. Ma, limitando se stessi allo scenario attuale, i nerazzurri hanno solo divario da colmare difesa, mentre Simone Inzaghi chiede virgola 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 virgola, che chiede che mentre il resto della squadra è numericamente adatto per affrontare la stagione di Staster, Stefano Sensi si terrà a centrocampo se come sembra definitivo Lazar Samardžić non finirà in Appiano Gentile, con Marco Arnautovic che indossa invece quarta camicia striker dell'Inter. Proprio lì. Tuttavia, in cui gli obiettivi si sono gradualmente ridotti con il passaggio di sfortunate settimane estive. C'è un piccolo barlume per ulteriore arrivo. Non sarebbe esattamente un nuovo volto, ma piuttosto un ritorno. In vendita è importante sottolineare come al momento le possibilità di un addio di Correa sono sostanzialmente basse, non così tanto per una lettura sommaria della sfera cristallo-nerazzurri, come per l'analisi un recente passato che si interseca con presente dall'inizio del 2023. Quando si comprende approssimativamente che l'Inter avrebbe accettato volentieri il Calle in arrivo. Un candidato acquirente. Telefono viale della Liberazione non ha mai squillato. Una coppia di timidi approcci dall'estero per un prestito e una voce fugace di Saudita l'Arabia nel mezzo dell'euforia divoratore della ricca League Pro. Ma nient'altro. Inter avrebbe solo valutato un trasferimento definitivo. Perché spesa del 2021 per strapparlo a Lazio era enorme e la direzione rimetterà rosa solo dentro scambia con alcuni milioni di tonnellate per le casse aziendali. Per scatenare il cambio della guardia. Hai bisogno di un vero pretendente per Tuchel.